Allora, innanzitutto ringrazio il direttore per le belle parole. Spero di ripagare in pieno la fiducia del direttore della società. Arrivo qui motivatissimo e carichissimo perché penso di essere arrivato in un momento, diciamo, migliore della mia carriera. Ho 27 anni, quindi è il momento di fare il salto, se riesco a farlo, perché è la cosa che mi è sempre mancata, magari è sempre stata magari un pizzico di determinazione in più. E spero che questo sia il posto giusto per farlo. Allora, no, è un ruolo che ho ricoperto più volte, già l'anno scorso anno a Perugia, in precedenza ho ricoperto più volte questo ruolo e mi trovo abbastanza bene. Il mister, fa determinate richieste che posso ricoprire in pieno, quindi, mi trovo abbastanza bene e sono convinto che possiamo far molto meglio. Allora, no, vabbè, per quanto riguarda la scorsa stagione, penso che è stato un anno difficile che ho messo subito da parte perché la testa ormai pensa subito a ripartire perché comunque non c'è tempo per pensare alle cose passate. E per quanto riguarda l'altra domanda, sì, sono stato poco tempo a Padova, però il nord penso non c'è tanta differenza. Per quanto riguarda l'ambiente, io sono un ragazzo che comunque fa cose semplici, quindi mi troverò sicuramente bene anche qui a Cremona. Sicuramente, beh, fare meglio dello scorso anno, quindi lo scorso anno a livello realizzativo ho fatto 5 gol, se riesco a far meglio è sicuramente il primo obiettivo, ma la cosa principale, beh, non guardo a livello personale, ma a livello di squadra. La squadra è una squadra importante che giustamente deve lottare per cose importanti, però noi pensiamo partita per partita, quindi la prima partita sarà Cittadella e pensiamo a Cittadella. No, è importante, però comunque la cosa principale penso che sia l'equilibrio. La squadra deve avere un equilibrio, infatti la prima cosa penso che sia stata una cosa importante che ha fatto la società è tenere un'ossatura importante della passata stagione. Io sono passato in tra Perugia e Benevento, sempre con giocatori importanti e con ambizioni importantissime. Però forse il fatto di cambiare troppo spesso magari non ci ha portato mai a fare quel salto di qualità. Ho fatto 3-4 playoff e purtroppo non siamo mai riusciti a fare quel salto che ci serviva. Magari quest'anno, avendo avuto la scorsa stagione un'ossatura importante, tenendola anche per questa stagione con qualche innesto, potrebbe essere la chiave giusta per fare qualcosina in più. Allora, guardi, io sono un giocatore abbastanza duttile perché faccio un esempio a Benevento, molto spesso con il cambio di modulo mi sono trovato anche a fare la mezzala, quindi non penso sia un problema ricoprire più posizioni in campo. Cerco di dare il massimo in quello che il mister mi chiede e cerco di farlo nel miglior modo possibile. Sì, ho giocato con affrontati tutti. Con Pinato ci ho giocato insieme e con Gustafsson a Perugia. Per il resto comunque sono tutti ragazzi, tutti ottimi ragazzi che comunque avendoli affrontati avversari un po' conoscevo per caratteristiche. Sì, è un ruolo di raccordo, diciamo, devi collegare nel miglior modo il centrocampo all'attacco, quindi è un ruolo importante e mi sento pronto per affrontarlo nel miglior modo. Certo, perché siamo i primi difensori, diciamo, perché siamo i primi che danno la pressione. In base a come effettuiamo noi diciamo, la pressione, tutta la squadra ci viene dietro, quindi è un ruolo importante. Lo scorso gennaio penso non mi ricordo se effettivamente era una cosa vera, comunque io sarei comunque rimasto a Perugia per tutto l'anno. Per cercare di finire nel miglior modo. Purtroppo è andato in quel modo e adesso non mi va più di pensare al passato e voglio soltanto pensare alla Cremonese. Sì, no, la cosa importante è che tutti riescono a finalizzare le azioni, poi se più uno, meno un altro, non è quella la cosa importante. Quindi la cosa importante è il risultato di squadra che preme più di tutto.